Io credo che quello dei debiti fuori bilancio ormai sia diventato in questa amministrazione un uso e un abuso. Laddove ci sono delle inadempienze da parte di dirigenti o di amministratori che in passato hanno sottovalutato questo percorso, secondo me andrebbero responsabilizzati e chiamati in causa. Non si può ogni volta che c'è un problema tornare in consiglio comunale con una variazione e con un debito fuori bilancio. Il debito fuori bilancio di una portata così importante, notevole, economicamente parlando, si parla di centinaia di migliaia di euro, noi chiediamo dove sono le responsabilità dei dirigenti che hanno consentito di arrivare a un debito fuori bilancio così importante. Dove sono le responsabilità degli assessori che in quel momento amministravano? E non si può chiedere ogni volta una sanatoria come se uno commettesse peccati in continuazione e andasse poi in chiesa con una preghiera e gli venissero abbonati e scontati tutti i peccati. Il peccato va pagato, quindi quando si contrae un debito fuori bilancio noi vogliamo capire di chi è la responsabilità e quantomeno chiamati in causa per le proprie competenze. Perché uscire e non astenersi? Assolutamente, noi non mettiamo nessuna firma su un atto deliberativo di un consiglio comunale. Essere presenti, astenersi è come mettere una firma su questo debito fuori bilancio. Noi non l'abbiamo contratto, non eravamo responsabili, non siamo responsabili, non votiamo assolutamente. Siamo opposizione di maggioranza di destra di questa amministrazione e lo continueremo ad essere fin quando non ci sarà chiarezza da parte del sindaco.